Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi video delle ultime letture, non lo chiamerò video wrap up solo perché uscirà un po' più tardi, ma saranno alcune delle letture di ottobre. Ottobre è stato un mese abbastanza ricco, ho fatto, se non mi sbaglio, 12 letture, ma non penso di parlarvi di tutti i libri che ho letto perché alcuni semplicemente sono dei libri passabili che posso anche semplicemente non citare. Siccome due delle letture di questo mese mi hanno particolarmente colpito, preferisco soffermarmi un pochino su di esse, quindi questo sarà un video più che altro consigli di lettura, per questo non lo chiamerò wrap up. Passiamo quindi subito al primo libro, iniziamo a bomba, e il primo libro che si è beccato 5 stelline, ve lo dico già, è uno dei libri che più mi ha colpito quest'anno, narrativa straniera, narrativa olandese, per Nutrimenti Edizioni, Il disagio della sera. Non ci provo nemmeno a pronunciare il nome, ho qui come sempre il mio quadernino dell'autore, come vi dicevo è un autore olandese, edito Nutrimenti Edizioni. Questo è stato il romanzo del mese, almeno per me. Un romanzo che, come vi ho detto, si è beccato 5 stelline. So che diciamo la votazione in stelline è molto riduttiva, ma questo semplicemente per farvi capire che è stato un romanzo che mi ha accompagnata in questo mese, che mi ha catturata tantissimo. Di cosa parla Il disagio della sera? La narratrice è una bambina, se non mi sbaglio si chiama Joel o qualcosa del genere, di 10 anni. Vive in una famiglia composta da lei, i suoi tre fratelli e i due genitori. Siamo in un'Olanda che è un'Olanda rurale, contadina, i genitori sono degli agricoltori e degli allevatori di bestiame, e sono dei personaggi, sembra un po' di stare nel far west americano. Non viene specificato il momento, quindi in che anni si è ambientata la storia, ma capiamo che è una contemporaneità un pochino quasi atavica, nel senso che questa famiglia è una famiglia non soltanto un poco agiata dal punto di vista, diciamo, delle finanze, ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale e sociale. È una famiglia quindi di agricoltori, molto 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 religiosa, sono estremamente religiosi, tradizionalisti, fanno parte di una chiesa riformata, così ci viene detto, non viene specificata la religione, ma sono dei genitori, quelli della protagonista, molto religiosi, quindi vige un tipo di educazione molto rigida, molto tradizionalista. In questo contesto già di per sé miserevole, mi verrebbe da dire, che cosa accade? La famiglia viene letteralmente spazzata via, viene distrutta da un evento luttuoso, dalla morte del fratello della protagonista, di uno dei figli. La morte di Mattias comporta all'interno della famiglia una vera e propria disgregazione del nucleo familiare, cioè i genitori, cosa che purtroppo accade molto spesso quando uno dei figli muore, si perdono, cioè si isolano completamente, svaniscono nel nulla e diventano un po' i cattivi della situazione. Cioè, se già prima la famiglia della protagonista non era una delle più idilliache, con la morte del fratellino i genitori si isolano sempre di più all'interno del loro lutto, del loro dolore, e iniziano a semplicemente non contare più i figli, quindi i figli spariscono ai loro occhi e diventano anzi un peso. Vediamo quindi questa lenta trasformazione dei genitori in veri e propri lupi cattivi, cioè i figli, siccome il tutto è narrato dal punto di vista della protagonista che ha solo 10 anni, che quindi è una bambina, i figli iniziano a capire che per i genitori loro ormai sono diventati solo un peso. Il lutto soprattutto non viene vissuto perché il nome del fratello non può nemmeno essere nominato, questo fratello è morto ed è come se fosse scomparso, il lutto non viene vissuto dalla famiglia ma viene anzi accantonato, è qualcosa che deve essere dimenticato, che non deve essere nominato, questo anche dovuto alla forte religiosità dei genitori, che sono convinti del fatto che se il figlio sia morto, evidentemente Dio ha voluto così, Dio lo ha voluto a sé ed è quindi cosa buona e giusta. Quindi non c'è la possibilità di piangere il figlio, perché piangere il figlio, piangere la morte, vorrebbe dire che Dio ha sbagliato, che Dio ha compiuto un errore, e questo è impensabile per loro.
Se da un lato quindi il lutto non viene vissuto, ma viene quindi nascosto, celato, dall'altro lato questi genitori iniziano ad avere dei comportamenti sempre più violenti nei confronti dei figli. Cioè noi riusciamo a percepire come la morte di uno di essi voglia dire per loro la morte anche degli altri. Quindi questi bambini iniziano un percorso di isolamento, di solitudine, che li porta a perpetrare degli atti violenti anche fra di loro. Cioè i bambini non sono in grado di, siccome non percepiscono il lutto, non capiscono e non viene concesso loro l'idea di vivere la morte, quindi di capire che cosa sia successo, perché questo fratello sia morto, come sia morto, tutto è nascosto, tutto è celato da un velo di silenzio, di omertà, per cui i bambini che subiscono violenza, angheria, abusi, soprattutto psicologici ma anche fisici da parte dei genitori, iniziano a compiere attraverso quella che è la metafora del gioco, dei veri e propri giochi sadici, violenti, fra di loro, su di loro e con gli animali. Questo è un romanzo che ha diversi trigger warning, nel senso che se siete delle persone molto sensibili, che possono vedere, parlare di violenza, di abusi, state lontani da questo romanzo, ve lo dico subito. Ma è un romanzo che è anche e soprattutto una forte critica all'idea di innocenza infantile. Qui non c'è innocenza, cioè i bambini sono tutto tranne che innocenti, o meglio, forse proprio perché sono innocenti compiono degli atti nefandi, compiono degli abusi, delle violenze, soprattutto sugli animali, ma anche fra di loro e su di loro. Vi dicevo, i fratelli rimasti sono tre, la protagonista, la sorella più piccola e il fratello un pochino più grande, e lasciati nella loro solitudine, nel loro isolamento, cercano di capire, di sondare cosa siano la vita e la morte attraverso dei giochi che sono un po' al limite. Che sono dei giochi che poi tanto giochi non sono. Sono azioni macabre, compiono e pensano, diciamo, cose che da dei bambini noi forse non ci aspetteremo, vista la visione idilliaca che abbiamo del bambino, ma il bambino in realtà non è un angelo, anzi questi che noi seguiamo, soprattutto dalle parole, dalle idee, dai pensieri, attraverso i pensieri della protagonista, sono tutto tranne che bambini angelici, ma non sono dei diavoli, sono dei bambini che sono il frutto della loro educazione. Parliamo quindi anche di abusi psicologici perpetrati ai danni dei bambini, che quindi emulano i propri genitori riproponendo la stessa diseducazione. Vi dicevo che il contesto rurale è molto importante all'interno del romanzo, per quanto sia ambientato in questa Olanda contadina, la non meglio specificazione del luogo e del tempo ci dà un'idea quasi di, sembra a tratti di essere appunto nell'America, nel far west dell'Ottocento, fra mormoni e cristiani iper super tradizionali, la componente della religiosità e della tradizione, del rigore, della morale è fortissima e diviene anche metodo e strumento di violenza sia sui bambini che fra i bambini e fra di loro. C'è di questa atmosfera quasi irreale, sospesa di tempo e spazio non specificati, che ci rimandano però ad un'atmosfera lontanissima nel tempo e nello spazio, quindi ha un mondo legato alla tradizione, alla ignoranza, soprattutto i bambini sono completamente isolati, sono dei bambini che sembrano e paiono non avere altri legami sociali, altre connessioni, che vengono lasciati quindi ore e ore nei loro giochi in solitaria, fra le mucche, fra i campi. Vi dovete immaginare proprio questa atmosfera anche molto pesante dal punto di vista della natura. La natura è una natura maligna, malevola. I genitori sono degli agricoltori e sono degli allevatori, ma vi basti pensare che ad un certo punto del romanzo c'è un morbo pestilenziale che si abbatte su tutti i capi di bestiame, quindi c'è questa atmosfera di morte, la morte regna sovrana, ma è una morte che non viene quasi nominata, che per quanto vissuta nella sua visceralità, nella sua forza, nella sua potenza, soprattutto negli elementi più macabri, più disgustosi anche fisicamente, negli odori, ho dei ricordi di questi odori veramente fortissimi all'interno del romanzo,
In realtà è una morte che i bambini non capiscono e quindi cercano di capirla e lo fanno a loro modo attraverso delle azioni non proprio angeliche. Non vi voglio dire altro perché penso di aver detto veramente tantissimo. È un romanzo molto forte, è un romanzo disgustoso, è un romanzo stomachevole, è un romanzo straziante, è un romanzo all'interno del quale non c'è spazio per l'amore materno, paterno, filiale, ma c'è comunque dell'amore, ed è l'amore fra i fratelli per i fratelli. Tanti trigger warning per un romanzo che è uno dei migliori dell'anno, una prosa che sembra davvero scritta dalla bambina, è una bambina che non è una bambina, è un'adulta che è combattuta fra l'innocenza del non sapere e la violenza invece degli atti che compie, delle parole che dice, delle idee, dei pensieri che genera. Sembra veramente scritto da lei, è un romanzo di una potenza unica. Se vi volete fare un favore a voi stessi, se siete alla ricerca di vera letteratura, questo è un romanzo, per me, uno dei migliori dell'anno, me ne sentirete parlare tante volte. So che è molto disturbante e mi dispiace che per alcuni di voi la componente del disturbo possa essere un disincentivo. Io vi invito caldamente a leggerlo perché secondo me è un'esperienza unica e mi dispiace che magari appunto qualcuno di voi si possa far spaventare. Io non vi voglio assolutamente spaventare, ma il mondo è pieno anche di esperienze disturbanti ed è bene spesso farle. Passiamo adesso invece, magari adesso andiamo a un romanzo decisamente di tutt'altro genere, un romanzo molto più leggero, un romanzo per ragazzi che ho letto in questo mese ed è La casa sul mare celeste di T.J. Clune. Un middle grade, quindi un romanzo per ragazzi già dagli 11 in su, io direi, un romanzo stavolta pieno di tenerezza, di affetto e di amore. È un romanzo di genere fantastico, siamo in un mondo molto simile al nostro, il protagonista è un quarantenne, un uomo di mezza età che fa l'assistente sociale, è un uomo che conduce una vita quotidiana sempre uguale, un uomo molto noioso, dedito al suo lavoro, ma che è privo di affetti, l'unico affetto che ha è la sua gatta ed è un uomo che vive solo, vive una condizione di solitudine un po' autoimposta e un po', diciamo, data dal suo stile di vita. Improvvisamente però nel suo lavoro, anzi non vi ho detto perché è un romanzo fantastico, perché nonostante l'ambientazione sia simile al nostro mondo, al suo interno però esistono una serie di creature di tipo magico. Passiamo dai fantasmi, gnomi, persone diciamo umane dotate di particolari poteri magici, streghe, ombre, spettri, esseri mitologici, esseri metà e metà, bambini, diavoli, insomma trovate di tutto e di più. Qual è l'evento che dà il là al cambiamento di tutto all'interno della vita del nostro protagonista? Lui, essendo un uomo così ligio al dovere ed essendo un uomo retto nel suo lavoro, anche molto noiosetto nel suo lavoro, molto dedito alla burocrazia, viene spedito alla ricerca di un orfanotrofio che ha dei bambini speciali al suo interno, dei bambini quindi con poteri magici che sembrano essere pericolosi. Che cosa accadrà? Che bambini saranno? Saranno davvero così pericolosi questi bambini dotati di poteri magici? È un romanzo molto tenero all'interno del quale la tematica preponderante è quella del diverso, dell'altro, che viene chiaramente incarnato dalla figura dei bambini che sono i diversi, c'è una bambina che è una gnoma, un bambino che dice di essere il figlio di Satana, ci sono bambini con poteri magici, spiriti, spiritelli, insomma. Capiamo ben presto però che il nostro protagonista cambierà idea e capirà che il diverso non è da rifuggire ma che anzi è qualcosa da esaltare. È un romanzo pieno di buoni sentimenti ma non voglio farvi pensare a una lettura stucchevole perché non è assolutamente così, è una lettura piacevolissima che vi da un lato permette di entrare all'interno di un mondo fantasioso, fantastico e magico, dall'altro vi attraverso la metafora appunto dell'alterità e della diversità
esemplificata attraverso le creature magiche, vi permette anche di capire un pochino meglio quello che è il nostro mondo. Passiamo invece adesso ad un saggio che non mi ha profondamente convinta, ma che vi voglio citare comunque perché mi ha accompagnato lungo tutto il mese, che è di Bill Bryson, Breve storia della vita privata. Io con Bill Bryson l'avevo già incontrato in Breve storia di quasi tutto, che era un saggio che non mi aveva convinta per niente, non mi era piaciuto. Breve storia di vita privata invece mi ha convinto già di più, ma ho capito che forse Bill Bryson non ha una penna molto adatta a me. Breve storia della vita privata prende spunto proprio dalla casa, dall'abitazione di Bill Bryson, partendo dalla sua casa, dalla sua dimora. Egli cerca di fare, dividendola in stanza, di stanza in stanza, una breve storia, ripercorre storicamente la storia di ogni singola stanza. Come nasce il salotto? Che cos'è il salotto? Nel Settecento come veniva arredato? Si parla quindi di arredamento, di scultura, di architettura, ma di tantissimo, di arte, di costume, di tradizione, di società. In particolar modo, essendo Bill Bryson inglese, si parla soprattutto di quella che è l'architettura, la storia inglese, britannica, e è pieno di aneddoti molto divertenti, di artisti, architetti, persone che hanno fatto in qualche modo la piccola grande storia quotidiana della nostra vita, come sono nati oggetti della nostra quotidianità come la forchetta, il coltello, la sala da pranzo, perché si chiama così. Insomma, è un saggio secondo me molto divertente, pieno di humor un po' british e che vi permette di scoprire tante cose nuove. Vi dicevo che secondo me Bill Bryson non è la penna adatta a me, perché con lui lui è un uomo dedito alle divagazioni, che in un testo del genere possono essere divertenti, possono essere di intrattenimento, ma certe volte secondo me Bill Bryson perde proprio la staffa e inizia e va e perde proprio il cervello e divaga troppo, e quindi risulta noioso e pesante. Quindi è un testo che vi consiglio, ma con riserva. Consiglio a chi è un curiosone e quindi vuole un pochino indagare gli aspetti quotidiani della vita di tutti i giorni, che magari e farsi delle domande che magari, appunto, come nasce la forchetta, noi non ci immaginavamo nemmeno di volerci porre. Però state attenti, se vi annoiate facilmente, Bill Bryson certe volte è veramente soporifero, quindi un consiglio con riserva. Passiamo adesso invece a un altro consiglio, un romanzo che mi è piaciuto abbastanza e che mi sento del quale mi sento di parlarvi, anche perché finalmente è il mio primo approccio con la letteratura africana. Parliamo delle Impazienti di questa scrittrice africana di origine camerunense, il romanzo però è scritto in lingua francese, è stato scritto in lingua francese. Questo è un romanzo che trae origine dallo spunto, ahimè, autobiografico della scrittrice. La scrittrice è infatti una giovane donna che viene dal Camerun e che ha vissuto, ahimè, per ben due volte il matrimonio forzato obbligatorio, matrimonio fra l'altro poligamo. Ed è la storia che narra all'interno del suo romanzo Le Impazienti. Le Impazienti è un romanzo polifonico, corale, diviso in tre parti, perché le protagoniste che parlano sono tre donne completamente diverse l'una dall'altra per età, carattere, fisicità, estetica, chi più ne ha più ne metta, ma sono tutte e tre accomunate da una cosa, dal matrimonio forzato, dal matrimonio obbligatorio, obbligato dai genitori, con degli uomini talvolta molto più grandi, uomini che perpetrano abusi, violenze psicologiche e fisiche ai danni delle proprie mogli, e sono tutti matrimoni poligami. Ciò che più caratterizza infatti il romanzo, che è ciò che mi ha invitata maggiormente a volerlo leggere, è la descrizione della tradizione di un paese africano come il Camerun. In particolar modo qui parliamo di una particolare etnia, l'etnia Fulani. L'etnia Fulani è una etnia che vive all'interno della parte nord dello stato del Camerun ed è un'etnia a maggioranza musulmana, che quindi contrae anche matrimoni di tipo poligamo. In particolar modo l'etnia Fulani è caratterizzata da tutto un insieme di tradizioni, riti, una lingua, modi di vestire che sono particolari rispetto alla maggioranza delle etnie all'interno dello stato del Camerun. Quindi parliamo proprio di una minoranza particolare ed è ciò che più mi ha colpito all'interno del romanzo. Quindi svisceriamo
proprio essendo parte dell'etnia Fulani la scrittrice stessa, quella che è la tradizione, i riti, i folklore, il modo di vestire, il modo di parlare, il cibo, tipico di un'etnia che io devo ammettere in tutta la mia grandissima ignoranza di non conoscere. Se quindi da un lato mi ha colpito tantissimo la parte, diciamo, che descrive anche una parte del mondo che io non conoscevo, dall'altro, diciamo, il forte del romanzo sono proprio le narrazioni delle tre protagoniste, perché il romanzo si intitola Le impazienti, perché il concetto cardine che viene ripetuto più e più volte alle tre protagoniste è la pazienza, cioè una donna camerunense, una donna Fulani, per essere ritenuta tale deve possedere una e una sola qualità, che è la pazienza. La pazienza però viene vissuta nel senso di sottomissione al padre, al fratello, al marito, allo zio. Quella in cui ci troviamo è una comunità estremamente patriarcale, ma anche noi viviamo all'interno di una comunità patriarcale, è una comunità quella misogina e almeno quella che viene raccontata all'interno del romanzo, ovviamente non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio, è un mondo maschilista, patriarcale, misogino. Le donne non hanno voce in capitolo, sono costrette all'età di 16-17 anni ad abbandonare gli studi, le nostre protagoniste, e a sposarsi con uomini molto più grandi, uomini che hanno già altre mogli, che hanno già altri figli. Le tre donne sono diverse, in cosa sono diverse rispetto alle loro madri, alle loro sorelle, alle loro cugine, alle loro zie? Perché sono tre donne che rifiutano il concetto di pazienza, sono delle impazienti. Nonostante siano storie di ribellione, di forza, di coraggio, sono delle storie che noi capiamo subito essere fallimentari, nel senso che nonostante le protagoniste siano delle impazienti, la loro impazienza le porterà, ahimè, sull'orlo della follia e soprattutto della disperazione. Quindi sono storie, per quanto siano delle storie di rivendicazione e di emancipazione femminile, non vi immaginate delle storie a lieto fine, perché tutto sono tranne che questo. Un testo che ho trovato molto piacevole, l'ho letto tutto in una giornata, quindi un testo velocissimo. Devo dire che dal punto di vista della scrittura non c'è niente di particolarmente elevato, non è un testo che mi ha cambiato la vita, ma un testo che mi ha permesso di conoscere un mondo che non conoscevo, quindi di questo gli sono grata. Bene, andiamo con gli ultimi due consigli che vi voglio dare. Il penultimo, stiamo parlando di letteratura cinese, un testo che ho letto per Leggi la Cina Challenge, del quale poi vi parlerò anche meglio in una recensione più approfondita, è Legno Sacro. Questo è un romanzo brevissimo, siamo sulle 100 pagine, ed è un romanzo all'interno del quale si parla delle miniere cinesi, un tema che io non avevo mai approfondito, ma che so essere molto caro all'autore che ha vissuto e ha lavorato maggior parte della sua vita come minatore. Il problema delle miniere in Cina è un problema enorme. La Cina è un territorio vastissimo, lo sappiamo, ed è un territorio ricco di miniere di carbone. I protagonisti che sono i narratori della nostra storia sono due giovani migranti cinesi che vivono la loro vita con zaino in spalla alla ricerca di lavori nelle miniere, nelle cave. Si spostano perché i lavoratori nelle miniere sono quasi tutti migranti che vengono dalle campagne più povere e che sono costretti a accettare condizioni di vita disumane e salari bassissimi. Questi due protagonisti però riescono ad arricchirsi e riescono sempre a spuntarle, a sopravvivere a uno dei lavori, forse al lavoro più faticoso e più disumanizzante che esista, cioè quello nelle miniere di carbone, attraverso la loro astuzia e furbizia, ahimè direi anche la loro violenza, perché che cosa fanno? Loro, appunto essendo dei viaggiatori, dei migranti, dei lavoratori immigrati, viaggiano di città in città e ogni volta cercano di accalappiare un giovane ragazzo sprovveduto e lo uccidono all'interno della miniera, fingono che sia un loro parente, un fratello, un cugino, e quindi poi chiedono al proprietario della miniera i soldi in cambio per organizzare i funerali e per portarli alla famiglia del defunto, che fingono essere loro familiari. Quindi creano ogni volta, loro sopravvivono di tuffa in tuffa, finendo però per uccidere diverse persone. Questo loro meccanismo, che sembra essere così ben oliato e che li porta a sopravvivere, ahimè, e a vivere, che riesce però a farli sopravvivere, a un certo punto si incepperà nel momento in cui conosceranno un giovane ragazzo che forse non è così stolto.
È un romanzo breve, quindi non vi voglio dire altro della trama. È un romanzo all'interno del quale si parla di miseria, si parla di povertà, si parla e si denunciano le condizioni miserevoli di vita e di lavoro, condizioni che ad oggi ancora sussistono, nonostante sia un romanzo di un bel po' di annetti fa. In realtà la condizione dei lavoratori delle miniere non è poi cambiata così tanto. È un romanzo quindi forte di denuncia sociale, è un romanzo che ha vinto un famoso premio letterario ed è per questo che l'ho letto, ed è un romanzo soprattutto che io caratterizzerei per essere un romanzo particolarmente osceno e violento. Anche la sua prosa è una prosa piena di turpiloquio, piena di oscenità, piena di parolacce, perché descrive una piccola fetta del mondo e della comunità cinese, cioè quella dei lavoratori itineranti, dei minatori itineranti, uomini che si vedono in qualche modo costretti per sopravvivere a compiere delle azioni indicibili, come fanno i due giovani protagonisti. Sono due protagonisti sboccati, odiosi, voi li odierete da pagina 1 a pagina 200, ma lungo tutto il corso del romanzo impariamo non soltanto a quasi capirli e a scusarli, fra mille virgolette, ma anche ad entrare nel meccanismo di sopravvivenza che in qualche modo li obbliga. Diciamo che si combatte la violenza con la violenza. All'interno di queste cave, di questo buio è come se rivestisse tutta la vita dei soggetti come una cappa, come una foschia nera, buia, che quindi rende gli uomini delle bestie, li rende disumani e li rende costretti in qualche modo ad azioni che altrimenti non farebbero mai. Passiamo ora all'ultima lettura, anche qui super 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 piaciuta. Parliamo di un memoir, di una biografia di Amorena Winkler, I bambini di Dio. Anche qui questo mese è praticamente caratterizzato da alcuni concetti chiave che sono violenza, trigger warning, attenzione, disagio. Veramente ho fatto delle letture che sono stati non dei pugni dello stomaco di più, e questo memoir nella prova. I bambini di Dio di Amorena Winkler è appunto la storia, ahimè, anche qui biografica, della scrittrice che ha vissuto, è stata cresciuta e ha vissuto almeno fino alla prima adolescenza, anzi fino ai 17 anni quando è riuscita a sfuggire, all'interno della setta dei bambini di Dio. I bambini di Dio è una setta che è nata intorno agli anni 60-70, dal 69 in poi, diciamo così, dalla tradizione anche degli hippie in America, viene chiamata anche la Family of Love, se non mi sbaglio, la famiglia comunque si chiamano anche. Diciamo che l'apparato, a parte il guru, che vi lascio qua il nome del guru, l'apparato ideologico dei bambini di Dio è quello vicino a una sorta di cristianesimo super tradizionalista, super religioso, che quindi ha fra le sue tradizioni quella della preghiera perpetua e continua, la rigidità della morale, dell'etica, quindi ci sono comportamenti etico e morali ben predisposti, si deve seguire determinate regole, si deve privilegiare sempre la collettività a discapito del singolo, non si possono possedere beni privati, non si può possedere denaro, c'è un dress code di un certo tipo. Quindi se c'è tutto questo mondo legato a queste regole veramente rigide, tradizionali, etiche, dall'altro lato purtroppo il grande problema di questo regime settario è che queste tradizioni convivono con l'idea di amore libero. E voi mi direte, ma l'idea di amore libero è bellissimo e nasce appunto dai movimenti degli anni 60, dal movimento hippie in particolar modo. Sì, il problema è che viene portato allo stremo all'interno di questa setta anche e soprattutto per i bambini. Quindi avete già capito dove andiamo a parare, purtroppo, e quindi questo è. Insomma, Amorena Winkler è una donna che a 17 anni è riuscita a sfuggire dalla famiglia e dalla family, quindi dalla setta dei bambini di Dio. È una bambina che è cresciuta subendo violenza fisica, sessuale e psicologica dalla sua famiglia e dai membri della setta stessa. Vi basti pensare che una delle pratiche più comuni di preghiera all'interno dei bambini di Dio è la pratica dello sharing. Sharing vuol dire condivisione, e vi potete immaginare che non è condivisione di idee, ma è un altro tipo di condivisione. Una condivisione in cui ci si condivide letteralmente tutto, tutti,
compresi anche i bambini. Ecco, quindi avete capito dove sto andando a parare, siamo su YouTube, non posso dire certe parole né le voglio dire, ma purtroppo questo è. È quindi un memoir veramente straziante, all'interno del quale la scrittrice parla di quella che è stata la sua esperienza all'interno della setta, ma non si parla semplicemente del culto e dei bambini di Dio, ma si parla di quella che è l'esperienza biografica della famiglia, perché la scrittrice ha avuto una madre, un padre e dei fratelli e si è dovuta occupare, in quanto sorella maggiore, anche dei fratelli, salvandoli da situazioni estremamente pericolose. All'interno della famiglia di Amorena Winkler e della famiglia intesa come collettività e gruppo settario, l'individualità è sradicata, deve essere eliminata. L'individuo è privo di qualsiasi proprietà privata, intesa non soltanto come oggetti, ma non può, deve perennemente essere in preghiera, deve perennemente stare con gli altri della setta. Tutto è collettività, il singolo non esiste, il soggetto, l'individualità, la personalità devono essere sradicate, distrutte anche attraverso perpetuati meccanismi di abuso, di violenza fisica e psicologica. Questo memoir non è altro che il tentativo da parte della scrittrice di collezionare le proprie memorie per rimettere insieme i pezzi, i frammenti di un'individualità che è frammentata, che è rotta, che è spezzata, perché le si è impedito letteralmente di crescere e di formarsi. Non c'è un momento in cui la bambina, perché diciamo la maggior parte del memoir passa dalla nascita fino ai 17-18 anni, quando poi lei riesce a scappare dalla sua famiglia, quindi seguiamo proprio quasi un romanzo di crescita, di formazione di Amorena Winkler. È proprio il momento cardine in cui si dovrebbe formare l'individualità, il soggetto, la predisposizione, la personalità, tutti i concetti che vengono negati ad Amorena. E lei attraverso questo memoir cerca di rimettere insieme le sue memorie, di rimettere insieme i suoi pezzi e ricostruire quella che è l'identità che le è stata letteralmente rubata. Fra l'altro, un'identità frammentata e frammentaria dovuta anche al fatto che la sua famiglia, in particolar modo, ma molti membri della setta, essendo una setta anche, vi potete immaginare, visto ciò che fanno, che compie degli atti illegali di vario genere, loro si sono sempre mossi, nonostante lei sia di origine americana, ha vissuto la sua vita molto in Italia, in varie città italiane, c'è addirittura Firenze, ma c'è Milano, Torino, Roma, lei è nata a Roma, e la Francia, poi ha vissuto in Svizzera. Loro non possedevano nemmeno una casa, la sua famiglia non poteva possedere una casa, ma vivevano in un caravan, spostandosi in un van, spostandosi di città in città, ospitandosi e facendosi ospitare da membri della setta e così via. Quindi anche una mancanza territoriale di individualità, di radice. E quindi questo memoir è un delicatissimo e struggente tentativo di recuperare se stessi attraverso la visione, attraverso il ripercorrere le violenze, gli abusi subiti. Amorena riesce a rinascere e a ricreare quella se stessa che non è mai stata in grado, che non ha mai potuto vivere. È sicuramente una biografia fortissima, ricca di suggestioni drammatiche, direi, ma che trasporta anche l'idea di una rinascita, di una ripartita. La scrittrice, pensate che semplicemente un'altra chicca, un'altra perla che riguarda la distruzione dell'individualità che viene perpetrata all'interno di tutti i regimi settari, ma in particolare modo all'interno dei bambini di Dio, lei ha scelto di scrivere con il suo nome, di farsi chiamare Amorena Winkler, ma lei ha cambiato nel corso della sua vita nome più e più volte, perché una delle pratiche è quella di farsi ribattezzare, quindi cambiare nome e cognome più e più volte nella propria vita. Quindi l'individuo non è nemmeno dotato di una delle cose più banali che teoricamente permangono nella nostra quotidianità, che è il proprio nome e cognome. Insomma, è sicuramente una lettura molto forte, anche qui trigger warning di nuovo, se siete un pochino sensibili, deboli alle violenze, soprattutto su bambini, mi rendo conto che siano delle tematiche veramente forti, statene alla larga. È un romanzo che non la manda a dire, cioè Amorena parla di ciò che ha subito, dice le cose, le nomina con il loro nome.
non ci sono sconti, non c'è una descrizione vaga di ciò che le accade, no, lei parla e descrive minuziosamente ciò che le succede, quindi attenzione, preparatevi, soprattutto è una lettura che immagino non sia facile da fare, per me non l'è stata, ma è una lettura che mi ha aperto gli occhi, che mi ha permesso anche di emozionarmi con la scrittrice quando poi, diciamo, c'è stata la sua rinascita. Uno dei memoir più belli che abbia mai letto, quindi sicuramente è un grandissimo consiglio. La smetto qui, io come sempre vi chiedo quali sono state le vostre ultime letture, se conoscevate quelle che vi ho nominato, quelle che vi ho citato. Vi mando come sempre un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!